The New Stories. La tua informazione libera. Nel Trevigiano si è verificata una terribile tragedia quando un piccolo ultraleggero a motore con due persone a bordo è precipitato nel giardino di un'abitazione di Vicolo degli Alpini. L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 23 marzo, e ha purtroppo causato la perdita della vita sia del pilota dell'ultraleggero che del passeggero. Le autorità sono immediatamente intervenute sulla scena, con i vigili del fuoco che stanno lavorando nel vicolo degli Alpini per gestire la situazione. Gli inquirenti, guidati dai carabinieri di Montebelluna, si stanno occupando dell'indagine per determinare le cause dell'incidente. Anche il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, si è recato sul posto per monitorare da vicino l'intervento e fornire supporto alle autorità. Secondo quanto emerso finora, sembra che l'ultraleggero sia decollato dalla vicina base di Montebelluna. Un possibile guasto tecnico durante il volo potrebbe aver causato la tragica caduta dell'aeroplano, avvenuta in picchiata quasi verticale. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.